grande emozione, anche perché è una Carmen nuova, una Carmen pensata per lo spazio dello Sferisterio di Macerata, una Carmen in cui Daniele Menghini e Donato Renzetti e Davide Carnevali hanno voluto, con anche Davide Signorini, Nica Campisi la costumista, hanno voluto in qualche modo andare alle origini di questo grande mito del Novecento, legandolo alla storia di questo spazio. E quindi è una scommessa che spero incontri il favore del pubblico e che piaccia. Della Carmen, che è il tema di questa 59esima stagione, e un tema importante che ci permette anche di riflettere a volte anche attraverso l'opera, attraverso la musica. Vedere la carne. Perché la cultura aiuta a pensare e sono convinto che è importante recuperare il valore del pensiero, della bellezza, del rispetto delle cose fatte bene. Dietro un'opera ci sono tantissime persone semplicissime che lavorano, dalle sarte agli attrezzisti, a coloro che guidano le luci. Queste persone sono persone che meritano che apprezziamo il loro lavoro. Anche lei ha scritto una sua riflessione alla vigilia di questo appuntamento anche proprio su Carmen, sul libretto di Carmen. Che cosa può dire in più su questa opera? Ma Carmen ci fa capire che è facile pensare di poter giudicare gli altri quando la vita è molto più complessa e più difficile da capire. Chi vede Carmen all'inizio pensa che lei sta sbagliando tutto, alla fine piange quando Carmen muore, quindi si rende conto che anche l'ultima persona che sbaglia tutto ha qualcosa che vale. Lo Sferisterio nel mondo, una grande serata, Macerata apre con la Carmen, quale attesa da questa stagione? Beh, una splendida stagione sicuramente, anche vedere questa serata così con grandissimo fermento, grandissime personalità, è veramente una porta che si apre sul mondo a livello internazionale. Per noi lo Sferisterio non è solo il teatro di Macerata, è il più grande teatro aperto d'Europa e uno dei grandi teatri d'Italia, e quindi con questo concetto dobbiamo andare a conquistare i mercati internazionali per portare più turisti, per portare più melomani nelle Marche e nella città di Macerata. La 59esima stagione lirica, lo Sferisterio si accende per questa stagione. Sì, si accende, guardate stasera le persone che ci sono, vedrete una arena piena di persone, e nel proseguo anche delle prossime volte abbiamo un riscontro di parecchie prenotazioni. Y
I maceratesi dovranno essere orgogliosi di questa manifestazione, del loro monumento che li ospita, perché questa è una proiezione in tutta Europa di quello che è il piccolo cuore di Macerata pulsante. Una stagione intensa, come è stato il lavoro fino a questo momento? È una stagione intensa e questa sera siamo stati ripagati dei grandi sforzi fatti proprio in questi ultimi mesi con il cambio anche della sovrintendenza e quindi la nuova direzione artistica, e speriamo che i risultati si comincino a notare, insomma. Uno spettacolo bello, bello, cioè, mi è piaciuta, potremmo definirla, la dobbiamo definire, la Carmen dello Sferisterio, la Carmen di Macerata, del resto a pubblico diletto, quindi è un po' la nostra, ne siamo fieri, piena di spunti di riflessione, piena di motivi per forse tornare anche a rivederla, o comunque se non si è vista sicuramente i cittadini debbono prendere i provvedimenti e prenotare immediatamente il biglietto. È una bella Carmen che rende anche un omaggio ai mecenati. La liaison si stringe sempre di più.